La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta del 20 luglio 2022. Grazie Presidente. Verbale della seduta del 20 luglio 2022, numero 454. Presidenza del Presidente Alberti Casellati e del Vicepresidente Calderoli. Aperta la seduta alle ore 9.42, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 14 luglio 2022. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto e dà lettura della lettera con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri lo informa di aver rassegnato le dimissioni del Governo, non accolte dal Presidente della Repubblica, che lo ha invitato a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni. Il Presidente comunica quindi le decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 19 luglio 2022 sull'organizzazione del dibattito. Il Senato passa alle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente Draghi rende le comunicazioni. Il Presidente sospende la seduta per consentire la consegna alla Camera dei Deputati del testo delle comunicazioni rese al Senato. La seduta, sospesa alle ore 10.21, è ripresa alle ore 11.07. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Casini, De Vecchis, De Falco, Bonino, Richetti, Ferrari, Pacifico, Giarrusso, Biti, Russo, Lannutti, De Bertoldi, Dugnas, D'Arienzo, Leone, Abate, Garavini, Mautone, Granato, Garnero Santanchè, Nencini, Rauti, Quagliariello, Misiani, Bressa, Presutto, Romeo, Lezzi, Faraone, La Russa, Errani, Mirabelli, Gasparri e Licheri. La senatrice Gallone chiede una sospensione dei lavori. Sulla richiesta intervengono i senatori Ciriani e Crucioli, cui risponde il Presidente. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 15.17, è ripresa alle ore 16.59. Ripresa la discussione generale, il senatore Augussori rinuncia all'intervento. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale. Replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, che pone la questione di fiducia sull'approvazione della proposta di risoluzione numero 2. Il Presidente prende atto della posizione della questione di fiducia, convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione del relativo dibattito e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 17.06, è ripresa alle ore 17.34. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Unterberger, Di Nicola, Crucioli, Renzi, Ciriani, De Petris, Malpezzi, Bernini, Candiani e Castellone, nonché, in dissenso dal proprio gruppo, i senatori Ciampolillo, Nunes, Paragone e Cangini. Con votazione nominale con appello, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, è approvata la proposta di risoluzione numero 2. La proposta di risoluzione numero 1 è preclusa. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo e sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 20.11, è ripresa alle ore 20.26. Il Presidente comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea ed avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 26 luglio 2022 alle ore 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 20.26. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera. Roma, 21 luglio 2022. Onorevole Presidente, le informo che in data odierna ho reiterato al Capo dello Stato le dimissioni mie e del Governo da me presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto e il Governo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Firmato Mario Draghi. Onorevoli colleghi, è pervenuto il seguente decreto. Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 88 della Costituzione, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, decreta il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati sono sciolti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 luglio 2022, firmato Sergio Mattarella. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta. Prima però facciamo gli interventi di fine seduta. È scritta a parlare la senatrice Binetti. Però io la senatrice Binetti avevo detto, non sapevo che c'erano già gli altri interventi, quindi assolutamente se ti vuoi accomodare facciamo l'intervento di fine seduta. Intanto iniziamo con il senatore Mautone. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, l'abbandono dei nostri amici fedeli è un atto di viltà. Con l'estate e le vacanze purtroppo si ripropone in modo, oserei dire, drammatico la triste digivire barbare dell'abbandono degli animali di compagnia, in particolare dei cani, spesso lasciati quasi come giocattoli in disuso, nelle campagne e nei luoghi più svariati e pericolosi, sotto il sole, senza cibo o acqua ed esposti ai pericoli più vari, senza alcun rispetto e con calcolata e premeditata violenza. Proteggere gli animali, contrastare l'abbandono deve essere un obbligo morale per tutti noi e per ogni collettività. Nonostante ciò, come dicevo, si registrano ancora e purtroppo tantissimi casi di abbandono di animali per i motivi più futili e banali, come un viaggio, una vacanza, un cambio di abitazione. Non vi sono e non vi possono essere giustificazioni valide per un gesto comunque disumano. Abbandonare un animale è come abbandonare una parte della propria famiglia. Così come maltrattarlo o picchiarlo rappresenta l'impavida espressione di una forza, di uno sfogo violento di una persona che ha sicuramente delle inquietudini e problematiche interiori. La verità è che alla base di questi gesti inconsulti non vi è amore o capacità di amare veramente. Un animale diventa parte integrante di una famiglia e ne condivide gioia, tristezze e felicità. Senza voler dimenticare l'utilità di tanti cani come supporto insostituibile nelle operazioni di salvataggio e di ricerca dei dispersi dopo terremoti, valanghe e frane. Essi con il loro fiuto riescono a raggiungere persone sepolte e a salvare loro la vita e ancora voglio ricordare il loro utilizzo come cani antidroga e nei corpi di polizia ed ancora per alcuni di essi il loro divenire gli occhi di chi l'ha vista l'ha perduta. Proprio a testimoniare la bontà e il valore dei cani come nostri soccorritori in situazioni di emergenza voglio ricordare l'ultimo episodio in ordine di tempo avvenuto solo pochi giorni fa sulle coste occidentali di Palinur dove due cani bagnini, Dylan e Vita, hanno avuto un ruolo determinante nel soccorrere e salvare cinque giovani in difficoltà che stavano affondando con il loro pedalò. I cani rapidamente accorsi con i bagnini sono riusciti a portarli in salvo. L'amore e il rispetto per gli animali è un segnale di civiltà. Difendiamoli, proteggiamoli e non abbandoniamoli. Grazie Presidente. È scritta a parlare la senatrice Binetti, ne ha facoltà. Volevo soltanto ricordare a tutti noi, Presidente, a tutti i colleghi, che oggi è la giornata dell'anziano, intensamente voluta da Papa Francesco proprio in questa giornata, con due obiettivi molto precisi. Uno, metterci in guardia dalla cultura dell'indifferenza e quindi anche dalla sua facile degenerare in una possibile cultura dello scarto. Due, ricordare a tutti noi con quanta attenzione, con quanta cura dobbiamo prenderci cura degli anziani. Una cura che deve cominciare sicuramente in famiglia, ma che non sarebbe né possibile né sostenibile se le istituzioni non prestassero una maggiore attenzione agli anziani. Noi avremmo avuto probabilmente
tra pochi giorni all'ordine del giorno un disegno di legge sulla grave non autosufficienza. Ma non è soltanto questione di non autosufficienza. La maggioranza degli anziani vive con un reddito al di sotto di quelli che sono i livelli dignitosi, la maggioranza degli anziani non riesce ad accedere alle cure, soprattutto a quelle cure che sono diventate più difficili dopo l'esperienza Covid e continuano ancora nell'esperienza Covid, perché le file sono lunghe, perché per avere un'analisi in tempi veloci bisogna ricorrere al privato, perché non è sempre facile poter accedere ai bisogni nel tempo concreto che l'anziano ha a disposizione e che percepisce come tempo a sua disposizione. È come se non avesse davanti la prospettiva lunga del tempo. E poi, soprattutto per ricordare quegli anziani per i quali l'anzianità si accompagna alla cronicità, alla disabilità, qualche volta anche al disagio mentale, all'Alzheimer, eccetera. Io mi auguro con tutto il cuore che questa giornata non passi indifferente anche rispetto ai prossimi disegni di legge che siamo chiamati a esaminare, che ci sia uno sguardo particolare per loro, perché la chiusura della legislatura non sia una chiusura che consegna all'indifferenza le persone nelle condizioni di maggiore fragilità. Grazie Presidente. È iscritto a parlare il senatore Quarto, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Oggi voglio ricordare in aula Franco D'Ambra, sindacalista di grandi virtù, deceduto il 15 luglio scorso. Una notizia che speravamo non arrivasse e invece questa mattina ci è giunto ed ha reso immensamente triste questo 15 luglio. La CGIL della provincia Barletta, Andrea Trani, insieme a tutte le categorie, piange la scomparsa di Francesco D'Ambra, per tutti Franco, dirigente sindacale di lungo corso, attualmente coordinatore della Camera del Lavoro di Barletta. Franco in passato è stato segretario generale della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza Provinciale, della quale oggi era un delegato aziendale. Il suo è stato un impegno su tutti i fronti, contraddistinto da un unico grande obiettivo, la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e delle cittadine e dei cittadini in situazioni di difficoltà. Ciao Franco, ciao compagno di tutte le battaglie. Questo è il comunicato della CGIL BAT. Franco D'Ambra è stato anche un politico esemplare, ricoprendo importanti ruoli nell'ex Partito Comunista Italiano e la carica di vice sindaco di Barletta. Di lui testimoniano la pazienza, la cortesia, il sorriso, la competente preparazione e la disponibilità senza fine, in qualunque momento e condizione, qualità che gli appartenevano in assoluto. Ben voluto specialmente dai giovani studenti e lavoratori verso i quali ha avuto un'attenzione particolare. Io ho avuto il privilegio di conoscerlo sin da ragazzo, molto precoce nell'impegno politico. Era un piacere ed un arricchimento dialogare con lui, informato e profondo nelle sue analisi, forniva idee originali e utili, espresse con estrema convinzione a dimostrazione della sua non comune capacità di riflessione e maturazione dei problemi. Ti parlava a brevissima distanza, guardandoti negli occhi, per dare più attenzione all'interlocuzione. Concludo. Caro Franco, sei stato un fulgido esempio di cittadino attento, giusto, operoso, solidale. Grazie per averci donato il tuo impegno civile. Per l'esempio lasciato, la tua vita profuma di eternità. Ai suoi cari porgiamo sincere condoglianze. Do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, mercoledì 27 luglio 2022 alle ore 9.30, comunicazione del Presidente sul calendario dei lavori. La seduta è tolta.